Fiumeceno affollatissimo oggi pomeriggio, in tanti infatti hanno approfittato di questa giornata per rilassarsi lungo il greto del fiume prendendo il sole con amici o familiari, e qualcuno si è anche avventurato in acqua. È bellissimo perché nuoti, prendi pesci, giochi, è un divertimento, cioè sei come se fossi in vacanza. Quanti pesci hai preso oggi? 5 per ora. Per passare un po' di giornata all'aperto. Senza dover fare le lunghe code dell'autostrada? Sì. E com'è trascorrere la domenica qui in Ceno? No, abbastanza rilassante. E il bagno lo farete? No, riesco a farlo a casa. Come mai avete scelto il fiume anziché il mare in questa domenica? Ieri abbiamo fatto le ore piccole, quindi ci siamo svegliati tardi e la cosa più veloce era il fiume piuttosto che fare autostrada, code in macchina, soldi di autostrada, visto che l'accisa è carissima, e quindi siamo venuti qua. Anche se non tutti sembrano essere consapevoli del luogo scelto. Ceno, non siamo in Tao. Siamo in Ceno, secondo te? È un anno che veniamo qua, cosa sei? Un anno convinto che sei in Tao? Ah sì, sì. Per un nuovo Taro bisogna essere in Taro. Ho capito, ma non è che fra 100 km perché passi fra un nuovo Taro sei sempre in Taro. Cambiano le diramazioni dei fiumi. Questo è il Ceno. Vabbè, però io devo mandargli un messaggio. C'è la gente che mi aspetta in Taro e qua è un altro posto. Scusate, ma non mi stare.